Forte braccio di ferro tra Conte e Luigi Di Maio, interna al Movimento 5 Stelle. Chi ha più da perdere? Ma guardi, qui il primo errore che si sta facendo è proprio sulla questione del Vicepresidente del Consiglio. Io non le ho mai risparmiate a Luigi Di Maio, che credo mi odi per una serie di battute, peraltro amichevoli, che gli ho fatto, ma lui le ha prese male. Però con tutte le mie critiche, guardate che non farlo Vicepresidente del Consiglio è un errore politico. Quello è l'interlocutore che tu devi avere per assicurarti la lealtà del Movimento 5 Stelle. Conte non ha questa forza? Ma non è questo, il capo politico del Movimento è quello. I parlamentari che sono stati eletti sono quelli che in qualche modo sono stati appoggiati da lui. Cioè, ma non è più tutto. Così però Giannulli, cioè, il capo politico è diventato Conte. Non è ancora diverso, si sta determinando ma ancora non è così. Non farlo Vicepresidente del Consiglio e indebolirlo rispetto al suo partito è un errore, rende più debole il governo. Quindi io le mie critiche a Di Maio faccio mia la battuta faccio, che ha fatto Borgonovo, ma il capo politico non dovrebbe essere Rousseau? Certo, ma Rousseau è lo pseudonimo di Luigi Di Maio, non lo sapete? Ah, vabbè, scopriamo tante cose stamattina. Sul piano finanziario è vero quello che dice Giannulli. Sciorilli Borrelli, Silvia. Allora, in tutto questo, allora, le